Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Bowser che è arrivato fino a Fungopoli. Purtroppo è svenuto perché, qualcuno l'ha fulminato. Questo vuol dire che la sicurezza a Fungopoli esiste? Io ne dubito, visto che ogni cacchio di volta Bowser riesce a rapire la principessa. Dai! E che cavolo, stupido pollo. Allora, tu vai da Luigi, tu da Mario. Ah, cavolo, troppo tardi. Ma dai, che stronzo. Allora, lasciamone solo uno per tipo. Ma tra l'altro, sono dei polle. Ma dai. Quindi va da Mario. Preso. Mi dimentico sempre che quell'altro cammina poi. Maledetto. Ecco qua. E ti prego non chiamarne un altro. Ma dai! Che stronzo! Questo va di nuovo da Mario. Preso. Mamma mia, quanto vi odio. Allora, uno e due. Mamma mia. Allora, facciamo una cosa intelligente, visto che tanto ci vuole un attimo. Ecco qua, sono tornato dentro a curarmi. Ok, ora possiamo proseguire. Allora, di qua la strada è chiusa. Non basterebbe una martellata per passare? No? Allora, aspetta, a proposito di martellate, dove vado se vado di qua? Siamo nel bosco, anche se non sappiamo benissimo dove. E soprattutto non possiamo salire perché ci serve il salto quello alto e lo spin per passare di sotto. Ok, questo vuol dire appunto che per proseguire di qua dobbiamo prima farci tutto il sotterraneo. Vieni qua tu. Allora, proseguiamo. Dobbiamo... Allora, di qua andiamo dove c'era Bowser. E se non ricordo male, tra l'altro, c'è anche Dorastella che dovrebbe dire qualcosa sul fatto che vediamo Bowser. Dovrebbe dire: fino a poco fa eravamo là dentro. Ehi, è Bowser! Wow. Ma questo è Bowser. E pensare che fino a poco fa eravamo dentro questo pachiderma. Ma come mai se ne sta qua sdraiato e privo di sensi? Vietato l'accesso, vietato l'accesso. Sì, 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 sì. Ah, ma ero già svenuto, bastardi! Vabbè, rimango ancora più svenuto, dai. Poveraccio. C'è un sistema di allarme. Rischiamo di fare la fine di Bowser se cerchiamo di passare per di qua. Dobbiamo cercare un'altra strada. Ma se tipo io lo facessi quando sono sottoterra, in teoria non mi può beccare, no? Allora, in ogni caso, cerchiamo un'altra strada. Chissà quale strada dovremo percorrere. Oh, ma guarda, c'è un'altra strada di qua. Allora, tutto questo solo perché Bowser non può saltare. Allora, questi tra l'altro sono altri nemici che se li facciamo con Mario e Luigi sono delle nostre dimensioni. Aia, troppo tardi con Luigi. Dicevo, se li facciamo con Mario e Luigi sono della nostra dimensione. Se lo facciamo con Bowser, questi sono i nemicetti che troviamo per strada che li stachilliamo. Dai, come avrei dovuto fare? Ecco, così sì. Prima non avevo il tempo di beccare anche l'altro. Ecco qua, a posto. Tra poco appunto ci curiamo anche a gratis, userò la spilla probabilmente. Però è interessante questo nemico. Vediamo, 5 monete. Ecco qua, e una super nocciolina. Certo. No! Stavo continuando a cercare di evitarlo e alla fine me lo sono preso in faccia. Ecco qua. Tanto adesso mi cura gratis. Toh, aspetta. Ecco qua. Dicevo, appunto, mi cura gratis. Non sarà granché, ma almeno non sprechiamo strumenti. Tanto
La barra non è difficile da riempire. Ecco qua, una è andata. Fai la retromarcia. E due sono andate. Tra l'altro mi sono appena reso conto che sono dei robot. Pensavo che fossero dei nemici e insetti normali. No, solo Mario è salito di livello perché c'è quel minimo così di gap fra loro due. Che cosa aumentiamo, Mario? Preso! Oh, dannazione. Questo c'è stato il rischio che prendessi l'uno. C'è stato veramente il rischio. Che alla fine... Sai, io ci provo a giocare iper perfetto. Poi se non succede, non mi importa, va bene, ci ho provato. Però se ho la possibilità di prendere i punti come cavolo li voglio io... Ciao, tu che ci fai qua? Mario e Luigi, per fortuna siete qui. Sono sceso a controllare il sistema di allarme, ma mi sono perso e non riesco a muovere il ponte. Aiutatemi, per favore. So che bisogna colpire le leve per far ruotare i ponti, ma non ci arrivo, ho le braccia corte. Mario, tu riesci a colpire le cose da distanti, vero? Sì, o con le palle di fuoco o con le palle d'acqua. In realtà, come dovrei fare? Ok, penso che l'unica cosa che posso fare in realtà sia passare di qua allora. Per forza. E forse... Ah, che stupido, mi serviva. Dovevo solo saltare. Un genio, insomma. Allora, qui abbiamo... una discesa con un blocco da... 10 monete, il che vuol dire che all'incirca saranno un centinaio, o forse poco meno. Mentre qua sotto, che cosa nasconde questa zona? Vediamolo subito. Una cintura giocosa. Forse anche questo ci abbassa il quantitativo di punti azione richiesto. 40% in meno, Beh, non male, dai. Come ho detto più avanti, sia per Bowser sia per Mario e Luigi avremo degli attacchi che richiedono non poco i punti azione. Quindi già aver trovato questi due oggetti schifo non ci fa. Tra l'altro, io posso tipo cadere? No, non posso cadere di sotto. Vabbè. E comunque... un'idea. Ecco qua. Scendi. Perfetto. Ecco qua. Vai di nuovo. Perfetto. E dovremmo essere arrivati. Siamo arrivati in cielo. Dove siamo? Che cosa nasconde questa zona? Ah, me lo ricordo. I gusci blu. Mamma mia. Oi! Che cacchio avete fatto? Non vi sarete mica messi a prendere a cazzotti un grosso blocco che stava qui? Colpito, sì, colpito! Ehi, furbetti! In questo grosso blocco ci stava una cifra di gusci. E voi idraulici baffuti, facendo finta di niente, li avete sbaracchiati via? Adesso il regno dei funghi è strapieno di blocchi guscio allo sbando. E forse non vi abbia ancora l'idea di chi sono quei gusci. Ridacqua! 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 Zitti! Non sto dicendo che dovete ridarceli. A guardarti da vicino non sembri così stupido. Mi piacciono quei baffi. Senti, ti sei mai infilato in un guscio? Sì. Non conosci il mondo, ma fidati che se ti dico che i gusci sono armature pesanti. Sì, pesano una cifra, un sacco, un peso terribile. Ma mi capisci? Certo. Smetti di ridacchiare sotto i baffi. Credi di starci dentro, eh? Beh, allora facciamo un gioco. Un gioco mitico che ti farà sentire quanto più pesante un guscio. Quanto può essere pesante un guscio. E se vinci, farò finta che non sia successo niente, ok? Oi! Oi, oi! Che? Quello è uno dei blocchi guscio che hai buttato in giro. Colpiscilo. Wow! Sono una tartaruga. Ah, non ti sta male. Ok, le regole sono semplici. Colpiscimi. Tutto qua, ti avverto, sono una scheggia. Ma riesci a muoverti con quel guscio addosso? Luigi, colpiscimi col martello, per favore. Sei sicuro? Con quel guscio non dovrebbe succedere niente, effettivamente. Ci penso io.
Ah, accidenti se ti muovi. E va bene, vediamo se riesci a beccarmi. Ma forse non riuscirai neanche a vedermi. Via, 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 via. Dai. Aia. Oh. Ci sai fare, baffetto. Ma ora prova questo. Tonk, tonk, aia. Oh. Siete bravi. Ma che accidenti sei? Sembra che ci sei nato dentro quel guscio. Era un sacco che non beccavo uno con quel fegato. Sì, saprai usare bene i gusci. Ti ricordi i blocchi guscio? Bene, colpiscili quando vuoi. Ah, aspetta. Oi. Oi, oi. Tenete, questo è un regalo. Tieni. Hai ottenuto un nuovo attacco, ovvero il... Qual è? Ah, il bombarda, bello. Il baril cannone. Adesso potete usare il baril cannone. Vuoi vederlo? No. Potrà tornarvi utile. Sarà dura vivere con quel guscio addosso. È una vita che non auguro a nessuno. Io posso togliermelo quando voglio. Eh? Vuoi sapere come levarti il guscio di dosso? Vorresti già togliertelo. Una pazienza da campioni, eh? Saltati, scorrerai il guscio di dosso. Ma senti, riesci a saltare con il guscio sulle spalle? Ecco fatto. Cavolo, ma dovevi proprio farlo. Vabbè, lasciam perdere. Bravo, sì, sei bravo. Comunque, quando vuoi mettere un guscio, da un colpo al guscio blocco. Beh, ci si vede. Ciao. Ciao, ciao. Gli Yakuza Trupa mi mancavano effettivamente. E con questo torniamo di sotto allora. E guarda caso, dove potrebbe essere finito un guscio blocco? Proprio qui, è incredibile. Allora. E questo si è girato. Poi di qua si torna solo indietro. Proviamo un attimo. Ah, non posso perché Luigi non è in direzione. Allora, aspetta. Ok, dobbiamo farlo per 3 volte, allora aspetta. Ogni volta dobbiamo tornare indietro a riprenderci il guscio. Più che altro perché non posso cambiare il bottone a Luigi quando Mario c'ha il guscio, dannazione. Allora, questo gira questo qua, e ok. Però noi là ci dobbiamo arrivare prima. Allora aspetta, questo gira quest'altro qui. Questo vuol dire che per arrivare di là dobbiamo fare il giro in questo modo. Vediamo. Allora, questo ci permette di passare. Ok, perfetto, ci siamo. Questo dovrebbe girarlo. Ecco qua. E questo gira l'ultimo. Questo vuol dire che possiamo andare da quella parte. Noi però prima dobbiamo arrivare anche di qua. Dobbiamo passare da questa parte. Come passeremo di là? Probabilmente c'è lo switch da quella parte. Lì c'è un altro dei bottoni da premere, che è proprio qua. Dannazione. Il guscio ce l'abbiamo ancora? Sì, no, scherzavo. Dai, come ho fatto a non colpirlo? Gli sono finito addosso. Allora, ma sempre il rosso sul verde va? Ecco qua. Mi hai fregato una volta, non mi freghi per sempre. Ecco qua. Scorreggiapollo. Uno. E due. Speravo di ucciderlo. Sincero, ma va bene così. E anche Luigi sale di livello. Che cosa ti aumentiamo, Gigi? Io vorrei aumentarti l'attacco, però a questo punto se la difesa c'ha un bel numero, direi di no. Io non capisco, ti giuro, il sistema di questo gioco. Non capisco il sistema di punti che vengono dati. Preso, perfetto. E almeno il 4 ce l'abbiamo. Magari riusciamo ad arrivare a livello 3 di baffi. Che dici, gioco? Ma guarda un po', scendi. Stavo per dire scendi, ma nel momento in cui ero...
Ero in salto sopra di te. Preso e preso. Allora, uccidiamo lui, che è innocente. Perfetto. E gli altri due. Ah. Speravo sinceramente che gli saltassi addosso. Tra l'altro ho appena notato. È una cazzata, ma l'ho appena notato. Questi non sono polli. O meglio, sì, sembrano dei polli. Ma le loro gambe sono la forma dei nostri baffi. E la testa è il nostro naso. Mi sento così stupido ad averlo capito solo adesso. Cioè, sono il naso e i baffi di Mario Luigi. Madonna. Un genio assoluto. Allora, di qua ora. Noi dovremmo. O c'è un altro. Esatto, c'è un altro blocco. Questo vuol dire che questo è uno shortcut. Esatto. E di qua adesso dobbiamo rigirare tutta quanta la. La pista. Però prima di farlo, voglio vedere se da questo lato c'è uno, qualche altro nemico. E due, esatto, qualche oggetto. 50 monete non mi fanno schifo. Qua mi serve uno di quelli. E a proposito, scusami, mi serve solo per prendere quel guscio? No, c'è anche un bottone. C'era anche un bottone. Allora, dite che ci arrivo. Aspetta, ecco qua. Sì, ci arrivo, perfetto. Il bottone, eccolo qui. No, un po' più in su. Ecco fatto. Che cosa fa? Ah, giù. La porta. Perfetto, questo vuol dire che ci manca solo un bottone, ovvero quello che abbiamo appena girato. Va bene. Allora, sbrighiamoci, andiamo qui, così non dobbiamo rifare il giro. Dobbiamo disattivare questo. Uno. Poi due. Ed infine tarae, che però devo farlo dall'alto. Ecco qua. Intanto Todd. Ehi, mi serve un passaggio per andare dall'altra parte. È rimasto lì. È rimasto lì lui. Perché è un Todd intelligente. Non fa più di quanto lui non debba. No. Ecco fatto. E con questo il portone è ora aperto. Vediamo, vediamo, vediamo. Dove finiamo? In un blocco di salvataggio. Questo probabilmente vuol dire che da qui arriviamo a Fungopoli. Ehi, ciao Todd. Mario, l'accesso è vietato. Neanche tu puoi passare. Qua hai custodito una cosa molto, molto importante. E ci sono due Todd, neanche armati. Pensa un po'. Parli della stella oscura. A proposito, non avete visto Sogghigno da queste parti? Sogghigno? E chi è? Qualcosa non mi torna. È strano che voi siate qua. Strano? Strano come? Va bene. Strano così? Let's go! Wow! Due nemici, incredibile. No, ma poi anche fosse stato vero. Cioè, Sogghigno avrebbe dovuto mettere, a parte armati, uno. E due l'avrebbe dovuti comunque mettere più di due. Dai. Nah, è perché non sapevo il tempismo della mossa. Va bene. Ecco fatto. Speravo un pochino di più, però vabbè, meglio di nulla. Vediamo. Sì, qui c'è la stella oscura. E Sogghigno, guarda caso, la sta per prendere. Però è spenta. Vieni a me, stella oscura. Che malefico fascino. La forza delle tenebre più bue mi pervade. Che sensazione inebriante. Accidenti, siamo arrivati tardi. Sogghigno è già qui. Ma poi metti a guardia dei Todd stupidi che non sono neanche armati uno. E l'unica difesa che c'è, a parte che è sottoterra, e vabbè, è una difesa, ma quattro raggi laser senza una barriera che difende i raggi laser, che sono la barriera per la stella oscura.
L'avete pensata bene questa difesa? Ma quanta mi spiace, miei piccoli ritardatari. Siete arrivati durante la scena madre, quando il cattivo si mette le mani sulla stella oscura. Volete vederla? La mia stella oscura è bella come un giglio nero appena sbocciato. Ta-da! Guardate, pulsa di malvagità, la disgustevole sorgente di qualsiasi potere nero e malvagio. Hihihi, oggi il regno dei funghi. Hihihi, domani l'universo intero. Che gioia, che gaudio! Tutti tremeranno al mio maestoso cospetto! Spazzerò via i nemici come il vento fa con le foglie d'autunno! Beh, è stata un'ottima idea. Mario, non ce l'ho fatta. La stella oscura ha poteri terribili. Ma il piccio è scemo allora, e anche tutte le guardie. Cioè, ha messo un Todd solo a fare la guardia alla stella oscura. Hai ragione, questo regno proprio dovrebbe sprofondare. Bisogna fare in fretta. Ha già rapito la principessa Peach e ora ha rubato la stella oscura. Il regno dei funghi sta precipitando in una spirale di terrore. Andiamo! Avete ragione, dobbiamo trovare la stella oscura prima che si risveglino i suoi poteri. Mario, Sogghigno vuole conquistare il castello di Peach. Quella porta là in fondo conduce direttamente a Fungopoli, fa presto! Ok. Va bene, Sogghigno si è fregato la stella oscura, voglio dire, non è un buon segno. Un po' di monete però ci tireranno su di morale. Quanto siamo, giusto per curiosità? Siamo a 5.326. Magari qualche oggettino tra un po' lo riusciamo a comprare, che dici? Vediamo, di qua c'è un'altra zona con... Allora, un tubo giallo che è chiuso, perfetto. Degli oggetti qui con una stella caramella e altre monete che non mi fanno schifo. Di qua credo ci sia, esatto, la zona per Bowser. Perché infatti qua c'è un piccolo rialzo che Bowser non può fare, perché Bowser è grosso, Bowser non ci passa. Però aspetta un secondo, qua c'è un'altra pedana, giusto? Sì, ma credo che mi serva un mulinello. Vabbè che non c'è nulla, però sai, lo vedi dalla mappa e pensi qualcosa forse c'è. E a proposito, sai, per un attimo ci ho voluto credere che Mario ci passasse là sotto e ci fosse un oggetto nascosto. Non so perché. Cioè, vedi il rialzo tanto così, pensi o ci devi passare sotto con il mulinellino oppure con Mario piccolino. In ogni caso sarebbe stata un'idea per entrambe, ma va bene, sono io che ho pensato troppo, diciamo. E ovviamente quella porta porta a Fungopoli, però è piena di nemici. Poi noi ci mettiamo ad attaccare un nemico rosso e tutto quello che troviamo è solo il nemico verde. Oh, non mi lamento, va bene così. Ok, non mi serve usarlo, quindi per questo giro non lo sfruttiamo il potere delle spille. Ecco qua. E a posto. Non, esatto, bravo, non chiamate nessuno, che così la facciamo in fretta. 50 punti l'uno però, eh. Ad ora non è male come punteggio per livellare, eh. Anche questi non danno mica male i punti. Pure l'avvelenamento, ma dai. Il tempismo è orribile, veramente. Allora, uccidiamone una. Curiamoci, visto che a Mario non fa schifo in questo momento. E uccidiamone un'altra. No, è sopravvissuta, vuol dire che è l'unica che non abbiamo mai colpito. Però non mi aspettavo che fossero anche avvelenanti sti mostriciattoli orribili, eh. 210 erano in 3, quindi 70 punti l'uno. Sono abbastanza bravo in matematica. Nei calcoli veloci non me la cavo male. Sono i calcoli quelli, sai, tipo le frazioni, le sottofrazioni, le come si chiamano? Le radici quadrate, quelle cose lì l'ho sempre detestate. O addirittura quelle formule ipercomplesse che nella vita non ti serviranno mai una sega.
Mai, cioè, a me dispiace dirlo, ma il 75%, forse anche di più, di quello che apprendi in matematica dalle medie in poi, anzi dalla seconda media in poi, a parer mio ti serve veramente a nulla nella vita di tutti i giorni, parlo. No, troppo presto. Vabbè, almeno uno è andato. Perfetto. Speravo di riuscire a colpirlo. Esatto. Perché finché sono le percentuali, ma anche le radici quadrate possono essere utili, ci sta. Ma una certa impari talmente cose talmente complicate che veramente te le insegnano per insegnarte, ma nell'atto pratico, a parer mio, poi non ti servono. A meno che appunto non sei uno scienziato, un matematico, un fisico o tutte quelle categorie in cui questi calcoli ipercomplessi comunque ti serviranno nel tuo ambito lavorativo. Penso che certe formule non ti serviranno mai. Ma sempre rosso sul verde salta? Non fanno mai il contrario? Dai che quello lo uccidiamo, su. Due. No, troppo presto. Allora, perfetto, uno è andato e due andati. E dai, che palle. Uno. Ecco, no, speravo di ucciderlo. Perfetto. Non chiamare altra gente, mi... No, speravo facesse l'altra mossa. Sincero, speravo facesse l'altra. Esatto. Però sto giro mi sa che ci becchiamo un bel po' di punti. Ne abbiamo uccisi una marea. Quanti punti? 300, dai. Giusti giusti, ne abbiamo uccisi 6. Quindi livello 15. Baffi 0, eh. Preso. L'unico 4 presente. E quello 0 non mi piaceva. Volevo quel 4 io. Luigi invece a livello di baffi è andato bellamente avanti. Cosa potrei aumentarti? Ci sono tanti 1. Che cazzo. Preso, ok. In questo momento ho detto aumentiamo la velocità perché era l'unico con il punteggio più alto. Come ho detto, la velocità è una certa relativa. Però almeno per certi nemici la aumentiamo per un po', dai. Almeno per le parti iniziali. Vada Mario. Ok, qua è stata colpa mia. Uno, che non mi sono curato. E due, come combatterà in questa parte? Ok, pensavo che il verde non sarebbe andato, sono sincero. Qua è stata colpa mia che non ho curato Mario prima, ma soprattutto non... Sapendo questa volta dove andava, però non sapevo il tempismo. Quindi, prima morte subita, dai. Sempre da Mario. Quindi fa... Ok, fa tipo 3 volte su e giù e poi... Va alla carica, insomma. Uno. No, troppo presto. E questa volta ero concentrato totalmente sul rosso. Va bene. Allora, Luigi. Mario. Luigi. Salti? No, strano. Allora, spilla. Mi piacciono le cure gratis. Peccato che siano un po' poche quelle che otteniamo al momento. 170. Ok, dobbiamo fare un po' più di attenzione a certi nemici. Allora, 50 monete. Di qua ci arrivo? Sì, perfetto. Un super sciroppo. Questa è una parte palesemente opzionale, però ti mettono alcuni oggettini che dico, vabbè, giustifico il fatto di venire
da questa parte perlomeno, con delle calze moneta e altre monete. Ecco qua. Allora, le calze moneta. Più del 50% di monete se non subisci danni. La vedo un attimo difficile, devo imparare un po' i pattern, ma si può fare. Si può fare per iniziare a farmare, soprattutto più avanti. Quel 50% in zone più avanzate del gioco, secondo me, possiamo sfruttarlo mica male. Possiamo sfruttarlo mica male. Per esempio... per esempio... questi qua non sono difficili da uccidere. Sono solo alcuni tempismi che... tipo quello non l'avrei mai potuto evitare. Che... se non fosse stato che uno l'ho evitato. Infatti è stato colpito Gigi al posto suo. Ok. Ci siamo colpiti a Vicenza. Bravo Gigi che ti sei autocurato. Ecco fatto. Però perlomeno stiamo iniziando a capirli. Sai che 90 monete, se iniziassi a imparare bene, o meglio a livellare in questa zona, e quindi lo uccidessimo a prescindere con un colpo, potremmo iniziare a farmare mica male. 180 monete l'uno, fai avanti e indietro da sta zona, puoi farmare. Puoi farmare un pochino effettivamente. E con questo... ehi Mario! Mario, Luigi, ma dove eravate finiti? Al castello di Peach non c'è più nessuno. Anche la principessa e maestro Todd non si trovano da nessuna parte. Ecco Tocondo! Chi? Sogghigno? Mai sentito. Hanno vietato l'accesso al castello di Peach, però sono sicuro che per voi non ci sarà nessun problema. Perché non andate a dare un'occhiata? Perché in questo momento tutto quello che mi serve è andare a salvare. Peccato che non mi fanno andare né a destra né a sinistra. Tu che hai da dire? Mario, Luigi, io sono venuto a sapere delle cose molto interessanti. Voi riuscite a infilarvi sottoterra? Peccato. Quando saprete come fare a infilarvi sottoterra, passate a trovarmi. Ma dai, mi direi che devo passare sottoterra per prendere la X, forse? Vabbè, noi ci fermiamo qua, ragazzi. Siamo arrivati finalmente a Fungopoli. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!